Sul bilancio regionale abbiamo fatto una scoperta enorme che non avremmo mai voluto fare. Abbiamo trovato che si rifinanzia per il 2022, 2023, 2024 il ritiro del Napoli Calcio per un totale di 3.600.000 euro, e poi alla voce stanziamento per la legge a favore dei malati oncologici abbiamo trovato 0 euro. Questo è vergognoso. Ricordiamo le grandi battaglie che abbiamo fatto per questa norma. È una norma che consente ai malati oncologici di poter raggiungere il posto di cura per nottare, vitto, alloggio e trasporto. Ecco, con 0 euro nel 2022 i malati oncologici non potranno andare in quei viaggi della speranza per fare le proprie cure. Ecco, questo è vergognoso, perché noi abbiamo capito quelle che sono le priorità di Regione Abruzzo, di una regione a guida centrodestra, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, che pensa al ritiro di una squadra di calcio che a mio avviso porterà veramente poco, e poi si dimentica dei malati oncologici. Io sono pronto a fare battaglia, sono disposto a presentare anche 50.000 emendamenti, bloccare i lavori d'aula se non la maggioranza non si farà carico di rifinanziare la legge a sostegno dei malati oncologici.